Il 16 settembre 2008 è suonata la campanella per tutti, tranne che per Federico. Federico soffre di una malattia genetica che è la SMA, l'atrofia spinale muscolare. Quello sarebbe stato il suo primo giorno di scuola alle scuole medie superiori. Federico aveva frequentato la scuola media con risultati eccellenti. Gli stessi insegnanti ci avevano consigliato di iscriverlo a un liceo scientifico perché era piuttosto portato verso le materie scientifiche, matematica. A gennaio del 2008 noi abbiamo fatto la prescrizione al liceo scientifico. E già in quella sede sulla documentazione abbiamo indicato lo stato di handicap di Federico. Il preside si era, devo dire, messo a nostra completa disposizione per risolvere questo problema. La scuola iniziava il 16 settembre, che era un martedì. Il venerdì prima richiamo a scuola, lì il preside mi dice che c'erano dei problemi perché la provincia non aveva finanziato il progetto per Federico. Non lo aveva fatto perché Federico era l'unico bambino portatore di handicap e la provincia non finanzia progetti dove è uno solo il bambino, diciamo, chiamiamolo utente, e che avrebbe comunque avuto piacere di conoscere Federico e quindi mi chiedeva di portarlo comunque a scuola il 16 settembre. 1-0, intanto finisce il primo tempo, 20 gol di Cagliari in avvantaggio, dunque grazie al gol di Geta, qui 1-0 Bologna, rete di Di Maio, è il quarto gol di questi... Il 16 settembre io porto Federico a scuola, ho chiesto del preside, il preside non c'era, ho parlato con la vicepreside, la quale mi consiglia di riportare il bambino a casa perché senza assistenza scolastica non può stare a scuola. E Federico, mentre eravamo lì che parlavamo con la vicepreside, mi ha guardato e mi ha detto: "Mamma, ma non l'hai ancora capito che non mi vogliono, che questi non mi vogliono." La sera mi sono messa al computer, ho scritto una lettera, ma non era una lettera di denuncia, una lettera di informazione. Ho voluto che tutti gli enti predisposti, le associazioni, eccetera, sapessero quello che era accaduto. Praticamente tramite il comune noi abbiamo scoperto che la scuola non aveva presentato domanda di assistenza per Federico. Questa scuola non c'è mai stato un portatore di handicap. Quello che ci ha ferito molto, a me come mamma, a Federico come figlio, è stata... È stato il silenzio assordante della scuola. 4 mesi senza mai fare una telefonata, senza chiedere che faceva, se aveva sofferto, se c'era qualcosa che potevano fare, escluso da qualsiasi cosa. E io ho notato che lui sicuramente ha fatto una regressione proprio a livello psicologico, perché questo fatto di stare a casa, di annoiarsi, di dirmi non mi svegliare presto, tanto che devo fare? Mi devo annoiare sul divano, tanto vale che dormo. E questo fatto che lui aspetta il fratello che torna da scuola per sentire, per sapere, per fare domande, l'ha reso un po' spettatore della vita. E questa è stata una grossa perdita. Sia io che mio marito naturalmente lo amiamo, lo proteggiamo, perché lui e Francesco sono le cose più importanti della nostra vita, naturalmente. Federico, sono 2 ore che stanno qua, per favore, adesso bisogna andare a dormire. Vabbè. Lasciamo una bella Vabbè. dormitella e domani continuiamo.